Cari amici di The Wine Channel, oggi puntata speciale dedicata a Modena Champagne Experience, la manifestazione sul mondo dello champagne che si è tenuta qui a Modena il 13 e il 14 di ottobre. Chi è iscritto alla pagina Facebook e segue il canale Instagram avrà visto i miei post relativi alla manifestazione, ma anche un piccolo video che ho fatto alla fine per darvi un mio parere a caldo. Qui invece voglio darvi qualche spunto in più e parlarvi un po' di alcune bottiglie che ho assaggiato. Se non siete iscritti, faccio una piccola parentesi, alla pagina Facebook, al canale Instagram, qui sotto ci sono i link e potete rimediare immediatamente. Ma partiamo subito col dire che questa manifestazione è giunta alla sua terza edizione. Vi hanno partecipato 125 maison che vedete qui tutte rappresentate in questo meraviglioso poster e sono trattate più di 500 etichette diverse di champagne, quindi un numero di batteria di degustazione veramente molto ampio. In mano, come vedete, ho il catalogo della rassegna, ma Modena Champagne Experience non è stato solo degustazione di vini, ma anche masterclass molto interessanti, anche se purtroppo, ahimè, abbastanza frequentate, erano a numero chiuso e quindi bisognava prenotarsi per tempo, ma anche abbinamenti con altri prodotti di cui parleremo verso la fine del video. Come è stata suddivisa la manifestazione? La manifestazione è stata suddivisa in 5 zone. Prendo il mio taccuino con il quale ho preso tutti i vari appunti, anche perché veramente le cose da dire sono tante e non ho paura di scordarmi qualche cosa. Quindi abbiamo detto zona dello champagne, come tutti noi sappiamo è all'incirca nella zona nord-est della Francia, e appunto la manifestazione ha tenuto in conto delle provenienze delle varie maison, quindi ha diviso le aree di degustazione sono state divise in 5 settori. Il primo settore era dedicato alle maison classiche, quindi quelle diciamo più conosciute, anche di fama, di nome. Una zona invece che guardava Loewe e Côte de Bar, che è la zona a sud di Troyes, per chi conoscesse la Francia. Avevamo la zona delle montagne di Reims, che invece appunto è una zona montagnosa sempre a sud della omonima cittadina francese di Reims, e la zona delle Valle della Marna, quindi la parte più nord-est della zona dello nord-ovest, chiedo scusa, della zona dello Champagne, e infine la Côte de Blanc, che è una lingua di terra che di fatto è fra la zona della Valle della Marna e le montagne di Reims. Quindi ogni zona ha avuto i suoi rappresentanti. E andiamo un po' a fare un po' una scorsa di alcune bottiglie che mi hanno particolarmente colpito e interessato, e partiamo dalla zona della Côte de Blanc, l'ultima di cui vi ho parlato dei settori, dove ho trovato due bottiglie molto interessanti. Terre de Verdoux di Lamandier Bernier, che è un vino particolarmente interessante, è un pas dosé, quindi un dosaggio zero. Dosaggio zero significa che nel corso delle attività di cantina non viene aggiunto il liqueur d'expédition, che sarebbe una parte che viene aggiunta per ravvoccare le bottiglie per nella fase di fermentazione, ma viene di fatto utilizzato solamente il vino stesso, senza aggiunta quindi di zuccheri, e questo permette appunto di mantenere un dosaggio di grammi litro veramente molto molto basso. Cosa mi ha colpito? Beh, mi ha colpito sicuramente la dolcezza e la rotondità di questo vino, questo sapore anche diciamo fresco, morbido, con i richiami anche dal naso alla vaniglia, molto interessante, ve lo consiglio. Altro vino, sempre vino, o meglio champagne, sono tutti vini ma diamo il nome corretto, champagne, di sempre della stessa zona, è della cantina Beaulieu. E il Carnet de Leon, anche qui è un vino un extra brut, quindi un dosaggio di 4 grammi per litro, fa 96 mesi sui lieviti, quindi insomma un
una bella durata, una bella permanenza a livello di fermentazione, e con questo, diciamo, sentore molto particolare di bosco. I francesi lo chiamano boisé, è un odore legnoso che però è quel legno un po' con qualche sentore di muschio, però non il muschio a livello di difetto, ma quella sensazione che quando si vanno nei boschi, appunto, a fare una passeggiata. È molto particolare, secondo me un ottimo abbinamento per questo, questo champagne è del formaggio o anche il foie gras, a chi piace ovviamente. Anche questo un vino molto molto interessante. Passando invece alla Valle della Marna, abbiamo anche qui due vini di due diverse case. Il primo è di Francis Orban, l'Orban Cuvée, è uno dei suoi vini di punta. L'annata era il 2011, quella che ho degustato. 72 mesi sui lieviti, molto, anche questo molto interessante, con le sue note di frutta secca. Anche qui torna il boisé, l'albicocca, le spezie. Forse, ecco, mi viene da dire una piccola critica, se così posso dire, che posso muovere, è che forse un vino un po' rufiano, però è anche un buon vino da tutto pasto, quindi è un vino che è molto facilmente abbinabile con vari piatti. Passiamo invece a Dourdon Vieillard. Dourdon Vieillard ci propone un rosé intense, appunto è un rosé, quindi molto, molto particolare. Questo è un pochino più, fra virgolette, dolce rispetto agli altri, ha un dosaggio di 10 grammi litro, e mi hanno molto colpito, il colore, che è veramente particolare, questo rosa salmone abbastanza carico, e anche un anche al naso con i suoi sentori di lampone, e quindi anche questo qui aveva queste belle caratteristiche, è molto bilanciato fra però dolcezza e acidità, quindi anche questo si fa molto ben apprezzare. Probabilmente va bevuto un po' più fresco degli altri, forse bisogna stare sotto i 10 gradi. Passiamo invece alla regione più complessiva dello Champagne, quindi alle Maison classiche, dove ho assaggiato anche qui vi do due suggerimenti. Il primo è, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, Louis Roederer, con il Brut Nature, anno 2009, un vino a dosaggio zero, 60 mesi sui lieviti, con veramente un naso molto complesso, frutta secca tostata, pepe dolce, odori floreali, quindi molto molto veramente molto ampio come scelta di odori. Probabilmente, ecco, forse anche qui, se devo dare un po' una piccola nota, forse in bocca perde qualcosina rispetto al naso, ecco, anche se un finale anche qui di boisé e un'acidità abbastanza viva lo rendono sicuramente una buona scelta, soprattutto accompagnato al pesce. Passando invece a un'altra maison, abbiamo il Bilcar Salmon, che ci propone il Sous-Bois Sottolegno. Questo è uno champagne particolare, fa solamente legno, e difatti si sente appunto al bocca questo legno molto deciso, spinto ma non fastidioso. È un vino cremoso in bocca, anche qui ottimo naso con anche sentori di frutta secca, lieve nota anche di burro, un dosaggio litro di 7 grammi, e anche questo si presta molto bene sicuramente come aperitivo e anche per gli crostacei. Quarta zona, Aube Côte de Bar, qui ho due proposte ma della stessa cantina o della stessa maison, Marie Courtin. Abbiamo Algeance e Présence. Algeance è un rosato, anche qui un biodinamico, con una veramente poche bottiglie, siamo intorno alle 5.000 bottiglie all'anno di produzione, dosaggio 3 grammi litro, un colore rosa salmone brillante, che si abbina sicuramente a, ad esempio, una tagliata di manzo o a un pesce grasso.
Invece di contro abbiamo il Présence, che invece è uno champagne dosaggio zero, anno 2015 quello che ho degustato, con questi odori di agrumi, fiori, forse anche un tocco di menta si poteva sentire, un'acidità leggera e piacevole che sicuramente lo rendono un ottimo compagno di piatti a base di pesce, soprattutto pesce grasso. Anche qui due scelte abbastanza interessanti. Veniamo all'ultima zona, che è le montagne di Rem. Sulle montagne di Rem abbiamo due maison. La prima è Trousset Guillemard con il suo Brut Nature, anche qui un dosaggio zero, molto, anche questo molto, molto diciamo vario al naso, mela golden, albicocca, agrumi, quindi giocato molto sulla frutta, ottimo secondo me per un aperitivo grazie al suo sapore caldo, rotondo e comunque con una buona acidità che quindi lo rende molto interessante per l'aperitivo. E come ultimo, ma non per importanza, secondo me lo champagne più buono che ho avuto modo di assaggiare, a mio modestissimo parere, Rocher Bocart. Abbiamo il Blanc de Noir, uno champagne veramente molto particolare, con una produzione anche qui molto limitata, siamo sotto le 3.000-3.500 bottiglie all'anno, ed è ha delle caratteristiche molto particolari, un dosaggio 3 grammi litro, un colore giallo ambrato brillante, ma soprattutto è al palato che stupisce veramente, perché se al naso abbiamo i classici agrumi, stiamo parlando comunque di un vino fatto con 100% pino nero, ma quello che stupisce è questa acidità molto molto diciamo spinta, entra in bocca veramente con prepotenza, però non è fastidiosa, quindi questa acidità un po' spinta che però non è squilibrata rispetto al resto e lo rende sicuramente un ottimo vino a tutto pasto. Qualcuno, mentre stavo degustando, che era vicino a me, diceva che probabilmente è uno champagne che darà il meglio di sé fra qualche anno, che ha bisogno di un po' di tempo, gli appariva forse un po' sgraziato. Secondo me invece potrebbe essere una valida alternativa da tenere in cantina quando si hanno magari tre o quattro scelte diverse per proporre ai propri amici oppure a compagni della cena o del pranzo qualche cosa di diverso che si discosti un pochino dal mondo classico dello champagne. Fate queste diciamo viste sulle varie, alcuni consigli molto veloci, poi vi invito comunque a provare ad andare a cercare questi vini, per quanto alcuni siano di difficile reperibilità, stante anche le produzioni minime e anche i prezzi che non sono sicuramente alla portata di tutti. Alcuni di questi arrivano a costare anche 70, 80, 90 euro alla bottiglia, però sicuramente se uno vuole avvicinarsi al mondo dello champagne ci sono maison interessanti anche a dei prezzi più umani, quindi tra i 25, i 30, 35 euro, che per avvicinarci a questo mondo sicuramente possono fare al caso vostro. Non è detto che in un prossimo video ritorni sul tema e ve ne possa anche parlare. Una cosa che mi ha colpito sicuramente della manifestazione è quello che ho un po' raccontato in uno degli ultimi video prima della pausa estiva, quello di Jean e Giovanni, perché ho avuto modo di vederlo, era una mia storia del confronto fra Italia e Francia. Ecco, in questa manifestazione emerge molto chiaramente la differenza. Infatti se da una parte abbiamo l'Italia che fatica a imporsi pur avendo degli ottimi prodotti soprattutto in tema di prezzo, la Francia ci riesce benissimo perché ogni cantina, per quanto piccola, per quanto giovane, per quanto magari non così famosa, ha una sua storia da raccontare veramente molto forte e loro ci tengono particolarmente a questo aspetto. Al di là del fatto dei vari nomi abbastanza altisonanti, ognuno di loro ha una storia da raccontare, ci tiene molto a raccontare questa storia e ci tengono molto anche a difendere la loro piccola magari produzione, soprattutto i produttori più piccoli,
e anche hanno a cuore proprio lo spiegarti il perché delle loro scelte. Addirittura alcuni avevano anche pezzi o scatole contenenti proprio il terreno su cui loro producono il loro vino, proprio per far vedere e toccare con mano che cosa significa produrre in determinate zone. E questo aiuta sicuramente a far capire la tipicità e l'unicità di quel prodotto e quindi farne aumentare il prezzo. Per concludere faccio solo una brevissima nota che non c'entra nulla con il mondo dello champagne, ma all'interno di Modena Champagne Experience c'era anche una parte dedicata a prodotti non, diciamo, vinicoli, quindi salumi, aceto balsamico, prodotti dolciari, e fra i prodotti dolciari appunto mi premeva sottolineare un particolare prodotto che ho assaggiato, che è del Giamberlano, qui è una pasticceria famosa qui della zona di Pavullo nel Frignano, dove viene prodotto uno dei panettoni fra i più buoni e più premiati a livello italiano. Hanno fatto questo esperimento con un panettone alla torta Barozzi, quindi hanno unito, grazie alla collaborazione della pasticceria Gollini di Vignola, il loro panettone a un altro prodotto tipico e storico della tradizione modenese, che è appunto la torta Barozzi. L'ho assaggiato, devo dire, è effettivamente un ottimo panettone. La pasticceria appunto del Giamberlano apre lo shop online verso novembre. Se siete fortunati e riuscite a accaparrarvene uno, ve lo consiglio, perché effettivamente è un qualche cosa di estremamente particolare e gustoso. Bene, direi che questa puntata sia stata abbastanza interessante, con tanti argomenti. Se volete qualche chiarimento, farmi qualche domanda in più, qui sotto siete liberissimi di farlo. Se avete anche voi partecipato a Modena Champagne Experience e volete dirmi la vostra opinione, sono qui per ascoltarla. E niente, vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao, alla prossima con Francesco su The Wine Channel.